Amici trader, buonasera a tutti. Sono Stefano Vessicchio per il consueto aggiornamento ciclico settimanale. Per le mie analisi volevo ricordarvi che uso il software Cycle Navigator di Eugenio Sartorelli. Questa è la pagina del software, chiunque voglia testarlo, basta che lo scarica, si registra e verrà abilitato per una demo di 30 giorni. Il sito è tradingnavigator.it. Inoltre volevo segnalarvi il mio blog tradociclico.it dove io appunto posto le mie analisi. Inoltre volevo segnalarvi la pagina qui di Fausto Maraldi che ritengo uno dei migliori scalper attualmente sulla scena del trading, per cui offre un servizio a pagamento e chiunque interessato può contattarlo direttamente. Questo è Teletrade, il broker di cui io sono agente. Per qualsiasi informazione basta che mi scrivete in privato. Bene, veniamo a noi. Allora, la settimana è stata caratterizzata appunto da una rottura ciclica, per cui il ciclo a 180 giorni si comincia a mettere a ribasso per la sua chiusura, che probabilmente terminerà verso luglio. Luglio, così io qua ho scritto agosto, però poi, siccome le discese di solito durano meno, per cui è probabile anche che la fase ciclica possa terminare prima. Come possiamo vedere, ha fatto dei cicli da 20 giorni e su questo minimo adesso sta a 11 giorni, per cui ecco, mancherebbe ancora un pezzo per cui si concluda un ciclo. Adesso ha fatto 20, 20 e 11 sono 51 giorni, 40, 51 giorni circa, per cui potrebbe anche terminare per metà luglio e poi ripartire un nuovo intermedio, come invece potrebbe proseguire fino ad agosto. Per questo si andrà a valutare sul momento. Questo comunque è il DAX. Ecco, oggi sono partito con il DAX, poi andiamo a vedere più in dettaglio. Ecco, questa è la nuova versione dei Cycle Navigator. Questo è il canale laterale che ha formato. Questi sono i cicli da 20 giorni, 20 giorni. Io per posizionarmi short ho aspettato la rottura del canale e sono entrato in quest'area qua e mi sono fatto questo pezzo. Praticamente quando ho visto il vincolo a ribasso dell'ultimo 3-1 che ha fatto, cioè dei 3 giorni, allora sul settimanale praticamente qua ha fatto, vedete, un ciclo settimanale neutro che qua ha rotto, vedete, ha rotto i precedenti minimi e io sul 3-1 che ha seguito, su 3 giorni che ha seguito, mi sono posizionato short in quest'area. Ho preso questo pezzetto qua praticamente. Bene, questo per quanto appunto riguarda il DAX. Ecco, vedete qua, questo è il mio setup ciclico. E questa linea praticamente rappresenta un ciclo dai 3-5 giorni, quindi un 3-1. Ecco qua, questa è l'operazione che ho fatto, vedete? Questa qui, sono entrato praticamente in questa zona quando ha ritoccato la trend line, l'ha rotta, poi l'ha ritestata, è un classico questo qua, e io mi sono posizionato short. Adesso io penso che probabilmente avverrà un rimbalzo perché dovrebbe ricominciare un nuovo 3-1 o 3 giorni, per cui si potrebbe tentare di prendere questo rimbalzo con molta cautela, perché comunque il trend del ciclo maggiore ribassista, anche se poi sotto cicli possono avere delle strutture rialziste di breve. Bene, andiamo a vedere l'Eurostoxx. Ecco, questo è l'Eurostoxx. Come potete vedere, l'Eurostoxx è ancora più in debolezza rispetto al DAX. Questa qui è la rottura appunto dei 3450 che ha vincolato quest'ultimo 3-1 a ribasso, per cui probabilmente vincolerà la chiusura dell'intermedio tutta a ribasso. Anche qui poi da vedere se farà un ciclo da 60 giorni o ne farà uno da 90, vedete, come il ciclo precedente ha fatto due cicli da 46 giorni. Poi questo qua si vedrà insomma gradualmente. Io, ecco, quello che posso dire è che per luglio ci sarà debolezza. Se anche qui farà un ciclo a 90 giorni, questa debolezza proseguirà per agosto. Poi andremo a valutare comunque volta per volta. Anche qui credo che ci sia un rimbalzo e probabilmente poi una ulteriore discesa. Andiamo a vedere l'S&P 500. Ecco, come potete notare, la struttura ciclica dell'S&P 500 è
È un po' differente per quanto riguarda appunto l'Europa, e praticamente anche se ha avuto un ribasso, però non c'è stato attualmente un cedimento della struttura ciclica. Vedete, qua praticamente ci sarebbe da tracciare un terzo canale qua sopra. Per cui io vedo ulteriori ribassi dell'S&P 500 quando verranno violati questi minimi a 2004. Allora sì che ci sarà la chiusura ciclica. Anche sull'S&P 500 appunto è prevista una chiusura di un ciclo a 180 giorni, però ecco, nulla vieta che questo ciclo possa terminare prima. Ecco, un livello dove potrebbe arrivare è credo 2336, grosso modo la base del precedente canale laterale che ha fatto ormai da svariati mesi. Comunque anche qui le ipotesi sono state rispettate. Qua fare trading nel medio è un pochino più complesso. Andiamo a vedere il Nasdaq, dove appunto ho fatto anche un'operazione. Ecco, anche sul Nasdaq ha fatto cicli da 20 giorni circa, vedete qua da 23, poi 19. Ecco, vi parlo subito, vado subito concentrato. E appunto io ho notato che ha fatto un settimanale in cui il suo massimo, vedete, non aveva superato il precedente ciclo mensile. Quindi ho ipotizzato che qua ci sarebbe stata una fase di ritracciamento. Io adesso vi faccio vedere, no? Ecco, io qua ho messo questo pezzo di ciclo qua su un ciclo a 15 giorni, qua ne ha fatti 8 e l'avevo allungato. Andiamo subito a vedere, eccolo qua. Vedete? Ciclo di 8. Io mi ero tracciato questa trend line. Quando qui sull'indicatore ho avuto il segnale short, sono entrato. Andiamo a vedere. Allora, ecco un attimino. Eccolo qua. Io praticamente sono entrato un attimo. Ecco, io con il mio setup ciclico sono entrato qua, vedete? Sono entrato a questo livello quando praticamente. Quando ho avuto il via sia della velocità, vedete qua la velocità è cambiata, è come se qui avesse il momentum avesse tagliato la linea dello zero. Quando mi ha rotto il super trend a ribasso, qua ovviamente prima non sono entrato perché la velocità ancora doveva girare. Quando c'è una certa distanza dal prezzo, questa è una regressione lineare ciclica. Sono entrato e ho fatto tutto quanto questo pezzo qui. E quindi niente, per cui adesso poi c'è stata una fase laterale, adesso anche qui dovrebbe esserci in teoria una fase di rimbalzo, di ritracciamento che comunque valuterò appunto lunedì all'apertura dei mercati. Allora, adesso dal Nasdaq andiamo a vedere un attimino il Bund. Questo è il Bund, niente, anche qua è così perché c'è la differenza del contratto precedente. Io l'altro anno, sì, l'altro anno, l'altra volta appunto avevo supposto la chiusura di un mensile, però non mi aspettavo di questa entità, anzi, io addirittura avevo detto, visto che la struttura ciclica rialzo potrebbe fare una fase laterale e poi riprendere la fase rialzista, invece è andato giù abbastanza pesantemente. Comunque, se qua tiriamo una trend line, c'è proprio caduto sopra. Per cui adesso qua è probabile che vi sia la ripartenza di una nuova fase ciclica. Ma non credo che avrà molta forza, quello non credo. Comunque è terminato su questo minimo, secondo me, un ciclo mensile. Poi qua ha fatto un ciclo da 42 giorni, per cui l'intermedio adesso dobbiamo vedere volta per volta come evolve. Allora andiamo a vedere l'euro-dollaro. Allora, questo qua è l'euro-dollaro e dunque mi sono ricentrato perché la volta scorsa avevo detto che probabilmente avrebbe fatto un altro ciclo da 20 giorni perché stava facendo appunto 20 giorni, però ipotizzavo che ci fosse stata poi qui un'ulteriore fase di ribasso. Invece che ha fatto? Secondo me ha concluso un ciclo intermedio da 44 giorni a rotta rialzo e sta proseguendo la sua salita. È anche probabile che qui faccio un altro ciclo da 20 giorni per poi andare a chiudere. Poi andremo, cioè andrò poi a valutare in seguito.
Io comunque quando ho visto la rottura di questi massimi sono entrato al mercato perché sui cicli, quando uno fa quello che si pensa e fa tutto l'opposto, sicuramente è cambiata tendenza. Per cui come ha rotto questi massimi sono entrato perché avevo pensato che qua questo ciclo a 20 giorni si fosse messo pesantemente a rialzo. Ecco, come potete vedere, io qua sono long, ho messo lo stop a pareggio, sono entrato un pochino più su, devo essere sincero, anche perché ha dato il segnale Giancarlo della Pietà di Teletrade, con i suoi studi ha dato appunto il segnale. In quel punto io sono entrato perché da parte mia ho avuto anche la conferma ciclica. E questo è il ciclo mensile. In H4 questa regressione lineare rappresenta il ciclo mensile, per cui come potete vedere è ancora in spinta. Questo è il momentum che sta ancora in spinta, ha superato l'asse dello zero. Il super trend è long, per cui niente, io ho messo lo stop a pareggio, per cui se continua andrò dietro con lo stop, se torno indietro comunque alla fine non ho rischiato niente. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per tutti i contatti, per i commenti che fate, mi fa piacere per gli apprezzamenti. Comunque vi ricordo che queste analisi sono frutto di miei studi, per cui chiunque lo replicherà in denaro reale, lo fa esclusivamente a suo rischio e pericolo. Vi auguro una buona serata e buon trading per la prossima settimana.